quando ci siamo incontrati, perché ci facciamo questa iniziativa tutti gli anni, abbiamo proprio parlato dei giovani e di quanto è necessario che ci sia attenzione della Chiesa proprio sui giovani, ok? E quindi io prima ho detto, in un certo senso si chiude un cerchio rispetto all'anno scorso, perché come cioè, è stato di mezzo questo bellissimo pellegrinaggio che abbiamo fatto a Medjugorje nel mese d'aprile con questo pullman di 50 ragazzi delle diocesi di Modena accompagnati da Don Simone. Siccome mi hanno detto che io non devo parlare e non voglio parlare, no, guardami, io non parlo. Allora, sono in modalità non parlo. Allora, vi presento Don Simone che assieme a Donaldo, che questa sera non c'è, perché è impegnato in altre cose, vi presento Don Simone che era venuto l'anno prima del Covid, quindi nel 2019, era montato su un pullman, un pulmino, non so che cosa, con me e Ale Mignoni, e quindi nelle 15 ore di viaggio da Sassuolo, Modena fino a Medjugorje e ritorno, più altrettante per tornare dietro, noi non abbiamo fatto altro che martellare e dirgli: ma tu devi venire a Medjugorje con un gruppo di giovani, devi venire a Medjugorje con un gruppo di giovani, e cosa si è concretizzato quest'anno. Adesso lui ci presenta alcuni, ce li presenta. Allora, buonasera, sono molto contenti di essere qua in questo posto meraviglioso. Per tutte loro è la prima volta e niente di più bello che inaugurare questo luogo in un'occasione così speciale. Come diceva Carla, nel 2019 ero stato in Medjugorje per la prima volta con lei e Alessandro Meglioni. Conoscete tutti che Alessandro Meglioni, avete avuto la fortuna di conoscerlo. Bene, allora per quello vorrà purtroppo. Bene, reciproco. In senso buono, esatto. E questo pellegrinaggio è stato straordinario, quello del 2019. È stato straordinario perché era Medjugorje, perché c'erano tante persone belle, ma soprattutto perché c'erano la Carla e Meglioni. Allora ho detto bisogna che torniamo a fare un viaggio con la Carla e il Meglioni, è vero, ma torniamo a Medjugorje. E siamo riusciti, c'era una scommessa. Allora, cos'è una scommessa a stare riprendendo? Così guarda. Cosa è successo? Che capito, se c'è una promessa del lontano 2019, ha detto la Carla e Alessandro, ha detto: se voi tornate con un gruppo di giovani, noi vi paghiamo il pullman. Cosa è successo? Che ci siamo, nel frattempo è stato il Covid, la pandemia, la guerra, tutte queste difficoltà mondiali, che però non hanno fermato la generosità di queste persone, per cui a un certo punto siamo riusciti con Donaldo del cappellano giovanissimo di Formigine, che in questo momento sta tornando da Camaldoli, pensate, si è alzato questa mattina alle 5 per fare l'ufficio di letture con i monaci, quindi così un po' difficoltà in questo momento venire perché sta ancora dormendo con i monaci, non scherza, sta tornando in pullman. Allora ci siamo rivisti e andiamo a Medjugorje insieme ai tre giovani di Modena e di Formigine. Ci rivediamo, però Donaldo, se andiamo non possiamo che andare con la Carla e Meglioni e accompagnati ovviamente sempre da padre Silvano. Allora ho detto va bene e ci rivediamo. La Carla e Alessandro sono stati loro a ricordarmi della promessa, io me l'ero completamente dimenticato perché non guardiamo queste cose, ma loro si sono ricordati di questa promessa fatta. Che non è stata così, certo. No, sì, purtroppo un aiuto, certo, ha visto il prezzo del pullman aumentato dopo il Covid, quindi ha detto vale, do tutto ma una parte. Allora, però sono generosissimi, hanno aiutato il viaggio e siamo riusciti a partire quindi con un pullman praticamente pieno di 53 giovani, e se sono tornati 4 di questi 53
E quindi sono qua, gli altri sono ancora là, no scherzo, sono tutti di legge. Allora abbiamo, ve li presento, abbiamo niente di meno che Anna, beh, poi dopo vi dite cosa siete in parte della vita, Anna, Veronica, Elena e Chiara. Sono qua con noi e abbiamo, lasciamo una parola qui da ciascuna di loro se ci raccontano un così un aneddoto, un fatto, una cosa bella che vi portate ancora nel cuore. Abbiamo messo poi magari dopo quando chiuso ora va bene. Ciao, dai, sai distrarre. No, io aggiungo solo, no, perché non può parlare solo, lui c'è tanto anch'io, chiariamolo. Allora, no, io vorrei, ragazze, che voi diceste la prima cosa che vi viene in mente pensando a Medjugorje, senza starci a pensare tanto, cioè la prima cosa, perché la prima cosa che vi viene in mente è quella che vi è rimasta in cuore. Su, Anna. Avanti. Alla fine dico la mia. Ciao a tutti. Sono Vicino, ok. Ho 25 anni e sono andata in sostegno di psicoterapeuta. La prima cosa che mi viene in mente di e tutto il pellegrinaggio che ho fatto, credo sia stata la serata al fondo molto, no, alla croce su, dove abbiamo fatto il peito. No, è giusto. Dove davanti a dentro lo scurito, se ha detto già il voce, ma in modo che abbiamo fatto un momento di canti. Io amo pregare quella che la musica e qui è un momento veramente spontaneo e molto bello. E come seconda cosa, ecco, credo sia il live match. E soprattutto, cioè, sia la salita che la discesa e attraverso una via croce meravigliosa che va del Sevana e vogliamo proprio, come si dice, spazi, ecco, per diventare un buon cristiano, per la profondità della nostra fede, con passaggi semplici, ma forse più profondi tutti. Qui è stata veramente una bellissima salita, ecco, più salivamo, più andavamo in profondità nel nostro cuore e più si può incontrare veramente il Signore. E come ultima cosa, ti passo la... Era una, sono già dimettendo. Infatti, no, credo che siano bellissimi tutti i momenti e soprattutto mi hanno aiutato, ecco, a rientrare in una relazione bella con Maria. E magari andavo un pochino più lontana nel mio periodo e mentre mi sento più vicina a giocare per gli altri. Grazie Anna, a prossima Veronica. Sì, davvero, sì, questo è. Buonasera a tutti. E io insegno, sono insegnante nella scuola media ed è stata la mia prima esperienza a Medjugorje, non c'ero mai stata e per me è stata un'esperienza veramente di grazia. E la parola, la prima parola che mi è venuta in mente, pensando a quello che abbiamo vissuto, è paradiso per me. E è stata veramente un'esperienza unica e ho potuto assaporare giorni per me di pace, di preghiera e anche insomma vedere questo luogo veramente così intriso, veramente di preghiera di persone che sono lì per pregare gli uni per gli altri e è stato molto 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 bello e anche arricchente per il mio cammino, insomma, per la mia fede e mi ha colpito moltissimo anche la nostra sanità al Trisevac con la Gian Cincis che abbiamo fatto e veramente è stata un'esperienza che mi ha legato tantissimo a Maria e con la quale veramente adesso insomma ho rinnovato la mia relazione, la mia preghiera con lei
e quindi ringrazio tutti quelli che insomma ci hanno aiutato a vivere questa esperienza, ma soprattutto che ci hanno permesso di viverla, ecco perché ha portato tanta grazia veramente in ognuno di noi, credo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Elena e io sono consacrata e lavoro per la pastorale giovanile. Per me era la quinta volta il pellegrinaggio a Medjugorje, ma era la prima volta che partecipavo con i giovani, per i giovani, e quindi voi immaginatevi, per me è stata una gioia immensa poter tornare a Medjugorje con i giovani. E ogni volta tornare a Medjugorje per me è tornare a casa. E la parola chiave che mi porto nel cuore è cielo, perché a Medjugorje il cielo è aperto sulla terra. E se vi devo dire, quello che si prova è la bellezza di vivere il nostro battesimo pensando che la vita eterna la possiamo vivere già qui ora in attesa dell'eternità. Perché stando a Medjugorje si vive, com'è possibile che in questa piccola parrocchia, con l'aiuto di Maria, il Signore abbia potuto rinnovare il battesimo per tutti coloro che vivono lì, ma anche per tutti i pellegrini che arrivano. E questo è bellissimo per me, è la grazia più immensa, più bella. Le celebrazioni vissute lì, la messa, l'adorazione eucaristica meravigliosa, i rosari, le riconciliazioni, le confessioni, che c'è un confessionale a cielo aperto, si può dire, ma le salite ai monti, anche io penso le salite che abbiamo fatto al Totoro subito con Padre Silvano, questo cammino di riscoperta verso la santità, queste meditazioni che abbiamo fatto insieme a lui con il rosario, e anche la salita al Monte Kliszewalce con questa Via Crucis, ci hanno proprio accompagnato a riscoprire questo, che noi siamo stati creati per amare, per essere amati, e questa vita eterna il Signore ce la dona già qui. Questa per me è la gioia più grande, che mi porto nel cuore e che desidero donarvi anche questa sera. Con questa presenza di Maria come una mamma ci accompagna e che ci contagia con la sua tenerezza, la sua dolcezza e la sua gioia, ecco, questo. E poi l'ultimissima cosa, questa la devo dire. Mentre tornavamo a casa c'è stata una testimonianza di un giovane, è per questo che lo dico, che così dice, ma sapete, avevo capito questo. A casa, da noi, qui, sono tutti tristi e noi viviamo una vita senza Dio. Mentre venendo qui a Medjugorje ho scoperto una cosa. Qui sono tutti felici e pregano. E sono felice pregando. Questo è quello che mi porto a casa. Allora anche io ho detto, grazie Signore, perché se solo un giovane ha accolto e scoperto questo, io sono testimone di un miracolo. Certo. Grazie. Allora, io sono Chiara. Sono un'educatrice professionale e sto cercando di diventare una grafica, e per me era la prima volta a Medjugorje ed è difficilissimo in realtà scegliere uno para due para tre momenti, perché è stato talmente pieno di meraviglia che è veramente difficile. Però se dovessi scegliere una parola direi sicuramente ricerca di profondità, che sono tre, ma vabbè. Perché? Perché io, è stato un po' un anno così, quando uno finisce l'università e comincia il lavoro, però alla fine non si sa se quello per cui si è studiato piace, quindi mi sentivo un po' frammentata. E qui vi dico anche qual è stato il luogo a cui, che è nel mio cuore. Perfetto. Questa è Maria che mi ha dato una mossa. Perché diciamo che in questi quattro giorni il mio cuore si è sentito chiamato particolarmente al Podbordo. E lo leggo alla ricerca perché mi ricordo benissimo di una catechesi fatta con Padre Silvano, dove si parlava dei tasselli di vita dei santi. Immaginarsi appunto la vita dei santi come se fossero una grande chiesa con dietro dei mosaici, con delle immagini che raccontano un po' la loro storia. E mentre dicevo queste cose bellissime, io mi ricordo che la sensazione di quest'anno era come essere
sentirmi divisa, spezzettata in tanti tasselli, come diceva anche Silvana. Però su un podcast ho capito che tanti tasselli in realtà forse erano un'immagine unita della chiesa che spero di poter costruire nella mia vita. E a parte questo, una cosa che proprio mi porterò sempre nel cuore è stato proprio questo richiamo, sentirsi, cioè sentire proprio che il cuore viene chiamato a salire al podcast di notte. Eravamo andati dopo appunto il momento della croce blu e di adorazione con pochi, con i miei amici, dicevamo dai ma solo 10 metri, ma saliamo e stare lì davanti nel silenzio questa statua della Madonna che per me è veramente dona pace, è stato incredibile, anche perché mi ricordo che mentre stavo arrivando in pullman tanti dicevano ah, vedrai che Međugorje è un po' come Assisi, è quella, sono quei posti dove tu metti piede e senti la pace, e tu dici ma va bene, ed è effettivamente però è così. Io non mi ricordo di aver sentito una pace così se non ad Assisi, a Lourdes e a Međugorje. Quindi penso che la presenza di Maria sia sentita attraverso quello. E inoltre volevo ringraziare la Carla e la Dalle perché è stato bello scoprire anche la storia Mostar, ma soprattutto i vostri aneddoti. Allora, dico anch'io velocemente, poi facciamo chiudere a Carlo Silano e a Don Simone. La cosa che invece ha colpito me, allora, la cosa che ha colpito me è stata questa. Arrivano a Međugorje dopo un viaggio di 15-16 ore, non so che cosa, perché hanno fatto di notte, cioè, con un pullman improponibile e due autisti assurdi. Non arrivavano mai, cioè, li aspettavamo già da tempo, di questo quando arrivano. A un certo punto vediamo una madre di persone, questo trascinava le valigie perché erano anche riuscite ad arrivare dalla parte sbagliata e quindi sono dovuti arrivare in hotel. Arrivano e io comincio, dai spiegatevi, bisogna andare giù perché era già l'ora della messa e quindi bisognava spiegarsi ad andare giù. Non lascio a loro neanche il momento di fermarsi un secondo e questi li infilo gli auricolari e via, tutto di corsa. Mentre vado giù, io, che sono una po' agitata, parlavo di Padre Slavko. E quindi non ho lasciato a loro neanche un attimo per riposarsi, per andarci. Io continuavo a parlare della vita di Padre Slavko, che è il vero pilastro di Međugorje, e quando sono arrivato in chiesa, mi sono voltato indietro, perché io camminavo davanti e li avevo di dietro, e li ho visti tutti in silenzio e attenti. E io ho capito che questo era veramente un grande gruppo, come stanno dimostrando. Davvero un grande gruppo, avete visto la storia, avete visto che quei giovani, infatti tutti quelli che dove passavano a Međugorje rimanevano incantati perché non arrivano senso i gruppi così, quindi diciamo portatene ancora i gruppi così. Avete lasciato anche voi una testimonianza forte, evidentemente c'è dietro un cammino, un gruppo che da anni Don Simone coltiva. E allora Don Simone, l'ultima domanda, io non fare questo, adesso sono passati 2 mesi, tu hai questo gruppo che porta da anni, cosa ha donato a questo gruppo, fai che gruppo che dopo 2 mesi intravedi nel pellegrinaggio? La domanda coglie già quello che volevo dire a conclusione, ovvero proprio qualche giorno fa, 2 giorni fa, confessando uno di questi ragazzi, ha riportato come uno dei momenti più belli della sua vita a Međugorje, il cammino che abbiamo vissuto lì, e non l'ho tirato fuori io, è stata questa persona a tirare fuori l'esperienza, e dicendo proprio come la GRG a Lisbona l'estate scorsa. E Međugorje adesso sono stati 2 pilastri di una rinascita del suo cammino di fede che si sta portando avanti, che sta portando avanti anche adesso. Questo è uno, ma in realtà questo è più recente, ma ne ho sentiti altri, così ringraziare e portare avanti lo stile di Međugorje, che è quello di grandissima semplicità. Io penso che così questo insegnamento che ci ha sempre dato anche Carla del mio pellegrinaggio e rifatta l'esperienza con i ragazzi e sono un po' la maggior parte ragazzi cresciuti in parrocchia, catechismo, esperienze del post-cresima, quindi conoscono Gesù di quando è il Vangelo di oggi, sono gente di Nazareth
ma forse lo conoscono in modo forse un po' astratto, comunque sono vicini ma lontani. Medjugorje riaccende nella semplicità la preghiera del cuore, e quindi attraverso le cose di giorni, la messa, l'usare, non ci sono dei fuochi d'artificio, ma è una candela che si riaccende in modo nuovo e in modo bello. E è quello che avreste per poi portarla a casa, perché il rosario, la messa, la confessione sono cose che puoi fare poi anche a Modena, a Reggio, a Montecipio, eccetera, eccetera. Allora, anche io riprendo per diceva la Chiara, che per me Medjugorje è uno di quei luoghi. Ci sono tantissime esperienze dove puoi incontrare il Signore. Ci sono dei luoghi anche speciali, Medjugorje, anche da me fino al primo arrivo, al primo atterraggio con la casa reale del 2019 è stata così riconfermato quest'anno, di quei luoghi di grande pace, grande serenità, ed è bello perché ti la porti a casa, insomma, poi il cammino quotidiano devi vivere o batterlo ugualmente, ma sicuramente andarci anche con delle persone di riferimento così cambia tantissimo. Io penso all'organizzazione della Carla, la calma, serenità di Aule e Medjugorje, la tranquillità, ma soprattutto la guida spirituale di Padre Silvano sono stati di più che hanno aiutato a vivere meglio. E io penso che tante ragazze fresche di parrocchia, bene, ma anche in modo un po' astratto, lì entri in profondità e più esperienza di fede che ti cambia la vita. E tantissimi tornando a casa dal turno di Antuba hanno raccontato questo. E quindi io sono testimone di un'esperienza bellissima con i giovani, sono convinto che possa essere un'esperienza splendida per i giovani di tutti i tipi, di tutte le provenienze, di tutte le esperienze, di tutte le situazioni, perché Medjugorje per i vicini e per i lontani, per insomma veramente per tutti, quindi è un'esperienza possibile per i giovani. E sono stato testimone di chi ha investito anche non solo per le preghiere ma anche economicamente per questa esperienza, ha portato frutto, quindi sicuramente c'è un circolo virtuoso che si accende. Questa è una cosa molto bella, per cui in futuro anche i giovani, non solo della diocesi di Modena ma anche di Reggio, tra l'altro noi viviamo un vescovo, abbiamo autonato un vescovo, quindi una serie di possibilità, questa è un'esperienza bella che può portarsi avanti, da ringraziare, quindi si parlo da casa alle del Signore. Infatti vi abbiamo invitato perché c'è il di venire a casa, se lo vuoi parlare, un altro gruppo, un altro sacerdote, anche a mio responsabile dei, che voi conoscete perché era qui a Sassuolo, bravissimo anche lui con i giovani, Don Carlo. E quindi sentendo far sentire a lui la testimonianza, i giovani, perché adesso è nella valle dell'Ivezza, che mi sembra, e quindi voglio ripetere, dare l'occasione ad altri giovani di andare. Quindi questa testimonianza vostra, bellissima, girerà. Adesso non essendo lui in presenza, che non poteva essere, l'abbiamo filmata, così girerà non più solo a voi, ma a tanti. Grazie! Adesso fra 10 minuti inizia la cena.